Di nuovo saluto tutti, buongiorno da Miami, dalla Camera di Commercio Italiana Miami, sono Nevio Boccanera, il segretario generale della Camera. Oggi avremo un webinar molto interessante perché parleremo di prospettive di trend per il settore della ristorazione e soprattutto per il settore della distribuzione agroalimentare e l'impatto. Appunto che il Covid-19, il Covid-19 sta avendo nello scenario in generale di tutta l'economia statunitense, ma in particolare ovviamente per il settore dell'hospitality. Abbiamo sei relatori che operano da anni negli Stati Uniti e quindi ognuno di loro può dare una propria interpretazione della situazione attuale e di come stanno affrontando la situazione attuale ed eventualmente anche così condividere dei consigli per le aziende italiane che sono collegate in questo momento. Ho visto un po' quelle che erano le registrazioni, abbiamo tante aziende del settore agroalimentare che si sono collegate con noi oggi e le voglio ringraziare. Questa iniziativa fa parte di una campagna che si chiama The Extraordinary Italian Taste e che è una campagna in realtà promossa dal governo italiano per sensibilizzare il consumatore estero sul consumo di prodotti autentici italiani. È una campagna che è in parte gestita e implementata dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all'estero e ovviamente la nostra Camera, la Camera di Commercio Italiana Miami, ha sviluppato nel corso degli anni, già a partire dal 2016, tutta una serie di iniziative che fino a 3 mesi fa erano in presenza e adesso si sono trasformate in iniziative digitali. A Miami, a parte questa iniziativa, proseguiremo anche con altre due attività per i prossimi mesi. Avremo una masterclass per un pubblico di giornalisti e di food bloggers dedicata alla cucina del nord Italia e poi avremo, e questo alla fine di luglio, e poi il 15 di settembre avremo un'iniziativa dedicata alla promozione del prosecco, quindi con una serie di aziende invitate dall'Italia e diciamo un wine tasting che verrà fatto per un pubblico locale, quindi americano, di sommelier, di bloggers e di giornalisti esperti di vino. E oggi abbiamo, come ho detto prima, sei relatori, ognuno ha una propria specificità e una propria expertise. Tommaso Cardana, presidente di Thompson Hospitality, che è importatore esclusivo negli Stati Uniti per diversi marchi italiani di articoli da tavola, utensili da cucina, ma anche prodotti agroalimentari e che ovviamente fornisce il settore dell'hospitality, comprese per esempio linee crocieristiche, ristoranti, hotel e anche una linea ci spiegherà dopo lui per appunto i consumatori finali. Tommaso Morellato, che è CEO di Toscana Divino Hospitality Group, che è uno dei gruppi di eccellenza della ristorazione italiana nel panorama del sud della Florida, che gestisce diversi ristoranti a Miami e anche ha sviluppato un concept proponendo innovative strutture di ristorazione private in complessi abitativi di lusso, sempre a Miami. Eliana Lipani è presidente di Ad Maiora, che è un'azienda distributrice di prodotti agroalimentari, già con quasi 20 anni di attività, e quindi importa e distribuisce prodotti gastronomici italiani, in particolare con una specializzazione sui prodotti ittici. Abbiamo Giuseppe Rimedio, che è vicepresidente di Giusti USA. E Giusti è un marchio molto famoso di aceto balsamico tradizionale di Modena, ha una storia secolare, è il più antico produttore di aceto balsamico al mondo, ancora in attività ovviamente, e recentemente hanno inaugurato la filiale americana in New Jersey, quindi non so se poi Giuseppe sarà collegato dall'Italia o in questo caso dagli Stati Uniti.
Abbiamo Graziano Sbrogiò, presidente e fondatore di Graspa Group, Graziano è stato uno dei pionieri dell'autentica ristorazione italiana a Miami, ha iniziato, credo, le sue attività ad inizio degli anni 90 qui in Florida, quando ancora la comunità italiana, tra l'altro, era molto più piccola di adesso, e Graspa ovviamente in questi anni è cresciuto tantissimo e gestisce cinque, credo, food concept, quindi con diversi ristoranti, con una società di catering, e quindi sicuramente una persona di grande esperienza. E per ultimo abbiamo Alfredo Selmi, CEO di Montebianco USA, un altro marchio molto conosciuto, diciamo, credo, originario di Saronno, quindi della Lombardia, che opera nel settore appunto degli ingredienti per la gelateria da oltre 50 anni. E dalla filiale di Miami gestiscono la distribuzione di prodotti per tantissime gelaterie, per credo centinaia di gelaterie in tutti gli Stati Uniti. Diciamo, prima di passare la parola ai relatori e di così aprire una discussione, vorrei anche invitare tutti coloro che ci stanno ascoltando a chiedere. Fare le proprie domande utilizzando il question and answer box che vedete in fondo al vostro schermo. Potete scrivere lì le vostre domande, io le leggerò e le farò appunto ai relatori. Pregherei la regia un attimo di proiettare alcune slide solo per dare una panoramica della situazione attuale negli Stati Uniti, dal punto di vista in particolare della ristorazione, anche se in questo caso poi non parleremo solo della ristorazione, ma appunto anche tratteremo anche la parte appunto delle gelaterie, ma tratteremo anche la parte della distribuzione dei prodotti agroalimentari. È solo per dare una panoramica a chi ci sta ascoltando su quello che era prima della crisi Covid, quindi diciamo 2019 e proiezioni per il 2020, il settore della ristorazione negli Stati Uniti, cioè vedete che il settore della ristorazione negli Stati Uniti aveva delle cifre, e ancora in parte delle cifre impressionanti, cioè quindi più di 1 milione di ristoranti attivi negli Stati Uniti, 15,6 milioni di persone impiegate e quasi 900 miliardi di fatturato proiettati a fine 2019 per quello che sarebbe stato il fatturato del 2020 di tutti i ristoranti. Queste sono cifre della National Restaurant Association, che è l'associazione di riferimento della ristorazione negli Stati Uniti. Prego Giulia di passare alla seconda slide. A fine aprile, sempre sui dati dell'NRA, quindi della National Restaurant Association, quindi in piena crisi Covid-19, c'è stato un impatto, diciamo, molto, molto negativo, quindi 6 milioni di persone licenziate, 4 ristoranti su 10 chiusi temporaneamente, 80 miliardi di dollari di perdite solo ad aprile 2020 e un totale di 240 miliardi di dollari di perdite stimate per tutto il 2020. Però, diciamo, la situazione era andata gradualmente in miglioramento, quindi molti ristoranti poi avevano riaperto. Prego di passare alla terza slide. Tra maggio e giugno 2020, diciamo, moltissimi ristoranti ne hanno riaperto e quindi praticamente sono state riassunte oltre 3 milioni di persone solo nel settore della ristorazione. Quindi dai 6 milioni che erano stati lasciati a casa all'inizio della crisi, subito dopo un mese e mezzo, c'è proprio stata una ripresa molto, molto importante. Pregherei di passare alla successiva. Vedete anche, questi sono dati di Open Table, che è l'app come posso dire, più usata negli Stati Uniti per le prenotazioni di ristoranti, ma poi in realtà questa statistica, questi dati sono stati, diciamo, fatti da Open Table su tutti i tipi di prenotazione, sia attraverso l'app, sia attraverso le prenotazioni telefoniche, sia attraverso quelli che si chiamano i walk-in, cioè le persone che si presentano direttamente al ristorante. E hanno censito oltre 20.000 ristoranti, qua si parla di sedute, fondamentalmente di persone sedute ai ristoranti. Vedete che a fine febbraio, rispetto
allo stesso giorno dell'anno precedente, quindi del 2019, c'era un più 3% di presenze nei ristoranti. Al 12 marzo, quindi iniziavano già a sentirsi gli effetti del Covid, meno 28%, e ovviamente 17 marzo meno 84%, 12 aprile quando tutto era chiuso meno 99%, va bene. Però dopo c'è stato anche qua un graduale miglioramento, siamo arrivati al 12 luglio, praticamente alla settimana scorsa, a un meno 59% delle presenze di clienti nei ristoranti. Quindi si sta vedendo comunque una ripartenza. È vero che ci sono degli stati ancora molto indietro per quanto riguarda il contenimento del contagio, tra cui purtroppo anche la Florida, però diciamo molti, molti stati, compreso per esempio New York, molti stati stanno invece riprendendo, stanno passando alla fase 2, se non alla fase 3. L'ultima slide, sì, quella precedente, e ovviamente vabbè, quello che vi potranno dire ovviamente i relatori, questo è solo per dare alcuni dati, tutto ciò che riguarda il digitale e l'online è cresciuto tantissimo. Abbiamo per esempio un aumento tra febbraio e marzo scusate, del 215% di tutte le app dedicate al food delivery, quindi moltissime persone poi acquistavano il proprio cibo attraverso le app. Instacart, che è l'app forse più usata per gli ordini ai supermercati, ha aumentato del 500% il proprio utilizzo. Poi in realtà si vede che moltissime di queste app, man mano che poi la crisi e gli effetti della pandemia sono un attimo diluiti, hanno anche visto un po' diminuire l'utilizzo, quindi vedete anche dei grafici che sia Instacart che Amazon Fresh, per esempio, hanno visto leggermente diminuire l'utilizzo, ma diciamo moltissimi analisti credono che alla fine sono cambiate anche un po' le abitudini dei consumatori, quindi moltissimi consumatori continueranno a utilizzare queste app anche dopo, e quindi questo è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione. E ultima slide, semplicemente per dare degli spunti. Questi sono in realtà dei trend che abbiamo un po' visto anche qua, dalla National Restaurant Association. Ovviamente alcuni sono anche ovvi, cioè quindi la crescita delle consegne a domicilio, dei takeouts, ovviamente, tutto ciò che riguarda anche il cambiamento della struttura dei ristoranti per rendere più semplice proprio anche la consegna a chi acquista una cena, un pranzo, diciamo senza volersi sedere poi al ristorante, o come abbiamo detto prima, il potenziamento delle app di prenotazione. L'eliminazione delle aree di attesa all'interno dei ristoranti per evitare proprio un'eccessiva concentrazione delle persone e tutto ciò che riguarda le tecnologie touchless, quindi menu che in realtà vengono scaricati nello smartphone del cliente, quindi non menu cartacei, oppure appunto anche tecnologie che evitano al cliente di dover toccare un rubinetto se utilizza i servizi igienici del ristorante. E ovviamente tutto ciò che riguarda anche rendere più attraente, più creativo, tutto ciò che riguarda le consegne a casa del cibo. Direi che diciamo, questo è giusto per dare una prima panoramica. Abbiamo cercato e cercheremo di coinvolgere i relatori su una serie di temi. In particolare io vorrei invitarli iniziando da Tommaso Cardana, vorrei invitarli a un po' fare delle riflessioni condivise e vi invito anche a, come posso dire, a intervenire ogni qualvolta lo riteniate opportuno, anche se magari non è il vostro turno, quindi lo manteniamo molto interattivo. Ovviamente la prima domanda è: quale impatto ha avuto il Covid-19 sulla tua attività, sulle vostre attività? E come state reagendo per affrontare questa crisi? Ecco, quindi quali sono le
iniziative che avete implementato in questi mesi. Domanda. Buongiorno Nevio, buongiorno a tutti, grazie del ruolo di rompighiaccio dopo questi numeri positivi. Quindi, no, per noi, come hai detto, ci occupiamo di forniture alberghiere sia in Florida che negli Stati Uniti e soprattutto nel settore navale, che è stato uno dei più colpiti. È stato un po' come un treno a tutta velocità che di colpo gli hanno tolto le rotaie di sotto e stiamo cercando di tenerlo dritto. Arrivavamo da dei mesi che sono stati un po' per tutti i mesi con i più alti numeri, sia per quanto riguarda l'economia in generale, ma per quanto riguarda il nostro settore, e di colpo ci siamo trovati a marzo senza ordini in corso, sospesi, con i progetti di nuove aperture, nuovi alberghi, diciamo sospesi o quantomeno ritardati, e anche una frenata su quello che è tutto il cash flow, sia per una mancanza di vendita, ma anche per un ritardo nei pagamenti di conseguenza, perché tutto il sistema si era fermato. La reazione è stata a breve e a medio termine leggermente diversa. I primi impatti ovviamente sono stati quelli di limitare e controllare i danni, anche dal punto di vista finanziario, quindi fare accordi sia con clienti, sia con fornitori, sia con i proprietari degli stabili della struttura per limitare l'impatto del cash flow. Abbiamo ridotto la struttura per renderla più efficiente in questa situazione e abbiamo subito reagito in maniera abbastanza flessibile offrendo dei prodotti di protezione, dai disinfettanti, da altri prodotti che erano in uso soprattutto nel periodo dell'emergenza. Permettendoci anche di allargare la nostra base di clienti, che non era più la ristorazione in generale, ma era un po' chiunque, qualsiasi degli esercizi che erano aperti, che avevano bisogno di questo prodotto. Inoltre, ci siamo subito dedicati a poter attivare e accedere agli aiuti governativi che sono stati abbastanza veloci nel nostro mercato. Questo per quanto riguarda l'attività a breve. Un'altra attività a breve, che è stata più che altro per mantenere occupata la struttura, molti dei nostri clienti sono dedicati a fare delle donazioni agli ospedali, alla polizia, e quindi con la nostra struttura logistica abbiamo aiutato con i mezzi a consegnare queste donazioni, giusto per tenere un po' impegnati anche i nostri autisti e il personale di magazzino. A medio i cambi sono stati un po' più ampi, nel senso abbiamo approfittato di questi 2 mesi di limitatissima attività per ristrutturare l'azienda in una maniera molto più flessibile, cambiando il sistema, creando nuove procedure, spostandoci sulla digitalizzazione, che non è solamente e-commerce, ma anche la capacità di lavorare remoto e lavorare in maniera più flessibile. Abbiamo spinto su alcuni settori dove eravamo già, come il fenomeno delle ghost kitchen o dark kitchen, ovvero, per chi non è familiare, quelle cucine che si dedicano solamente alla consegna senza un ristorante vero e proprio e senza neanche una presenza fisica dall'esterno. E ci siamo spinti anche su progetti più, diciamo, con un valore aggiunto diverso. Lavoriamo tanto su grossi progetti di aperture di alberghi e di navi, abbiamo spostato i nostri servizi più sulla consulenza. In grosse realtà che avevano una riduzione di personale, abbiamo dato il nostro apporto di conoscenze, di 20 anni di esperienza per aiutare a creare questi nuovi concetti dal punto di vista sulla carta prima dello sviluppo. E in più avendo una struttura che era con mancanza di utilizzo, abbiamo iniziato a offrire dei servizi di logistici ad altre realtà. Questo è stato l'impatto sull'alberghiero. Volevo brevemente anche presentare l'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo un'altra attività che è un'azienda di importazione e distribuzione di prodotti casalinghi, più che altro su piattaforme online, Amazon, ma anche molti altri, oltre ai nostri siti, anche altri canali, dove la domanda è incrementata in maniera incredibile a marzo e a maggio. Addirittura abbiamo aumentato l'offerta aggiungendo alcuni prodotti agroalimentari e questo ci ha permesso di mantenere un livello occupazionale spostando personale da un'azienda all'altro, accelerando la filiera di forniture e anche, nonostante fosse una situazione di un flusso di cassa molto basso, fare degli accordi di conto vendita con alcune aziende italiane per poter presentarle nel mercato dell'e-commerce in questi mesi. Bene, grazie. Tommaso, lascio
c'era la parola Tommaso Morellato, che vedo come secondo alla mia destra. Sì. Piacere, piacere a tutti, grazie dell'invito a questa bellissima iniziativa. Noi abbiamo sempre avuto un approccio strategico molto prudente. Metà circa del nostro business è all'interno di condomini di lusso. Questo ci ha consentito in periodi anche del passato, non so, tra il 2016-2019, Brickell era veramente un cantiere a cielo aperto, ci ha permesso anche di sopravvivere, ci ha posto in questo frangente una situazione un po' migliore rispetto a un gruppo di ristorazione strutturato in maniera tradizionale, cioè con ristoranti solo nel mercato. Quindi diciamo siamo in parte stati favoriti da queste scelte che abbiamo fatto a suo tempo. Abbiamo dedicato gran parte di questo tempo a lavorare all'interno, abbiamo ristrutturato i nostri locali, abbiamo fatto molto training, abbiamo completato processi di informatizzazione, abbiamo interna, ci siamo preparati, abbiamo rivisto un po' le nostre strategie, sempre partendo da questo angolo particolare che abbiamo, per cui abbiamo 3 locali nel mercato, però la maggior parte del nostro business è all'interno di strutture private. Grazie Tommaso. Vedo qua Alfredo Selmi, che invece, appunto, come ho detto prima, non si occupa di ristorazione, ma di distribuzione di ingredienti per la gelateria. Quindi Alfredo, dal tuo punto di vista, cosa è successo in questi mesi negli Stati Uniti? Allora, giusto per appunto precisare, noi la Montebianco è un'azienda leader nel settore dell'ingredientistica per frozen dessert e gelateria. Noi siamo parte del gruppo di Saronno, che è quello l'uso della Marè, principalmente concentrato nella distribuzione di vini, ma è una cosa a parte rispetto a noi. Noi siamo ovviamente qua a Miami, distribuiamo i prodotti in tutte, diciamo, l'America, quindi dal Canada arrivare a, ovviamente, agli Stati Uniti, parte del Centro America, Caraibi e parte del Nord Sud America, perché poi dopo abbiamo delle italiane nel Sud America. La situazione, ovviamente, essendo un territorio così vasto, era molto diversa a seconda delle zone. Diciamo che se ci concentriamo sul discorso degli Stati Uniti, sicuramente l'impatto del Covid-19 l'abbiamo sentito anche noi, soprattutto nella parte che noi abbiamo al retail, quindi la parte delle gelaterie in senso stretto. Quindi le gelaterie ovviamente sono state colpite in maniera importante per le chiusure, per il lockdown. Fortunatamente in alcune zone hanno riaperto prima rispetto ad altre zone, in altre zone sono ancora purtroppo chiuse o comunque sono ancora in difficoltà. Per l'opposto, noi abbiamo un dipartimento che si occupa di industria, dove noi andiamo a fornire appunto prodotti per frozen dessert in generale, sia per l'industria, e questo invece ha avuto un esito completamente diverso, perché ovviamente l'industria, rivolgendosi principalmente alla grande distribuzione, abbiamo avuto un più, quindi abbiamo avuto un incremento di vendite noi di tutte quelle clientela che produce gelato o frozen dessert che vengono, diciamo, venduti nella grande distribuzione. Per la parte Horeca, comunque anche noi ovviamente abbiamo avuto gli stessi problemi che hanno avuto tutti, perché la ristorazione, ovviamente, come ho detto, ha avuto una grossa pressione, il settore alberghiero è crollato, le crociere sono ferme, quindi ovviamente è più il negativo che il positivo, però almeno abbiamo avuto una parte del nostro business che non ha avuto grossi pressioni. Vedo una ripresa, nel mese di giugno c'è stata una ripresa in generale in tutti gli Stati Uniti, nel mese di luglio lo vedo già un pochettino meno brillante rispetto a giugno, un po' perché sta ritornando purtroppo le problematiche, quindi vedo già che quell'incremento che sembrava quel trend di giugno si sta un po' raffreddando. Anche qui il discorso sarebbe molto complesso, perché poi ci sono aree che comunque continuano ad andare bene perché hanno un problema ridotto e altre aree come la Florida, per esempio, dove invece vedo che la situazione di incertezza sta pesando sugli ordini e sulla voglia di, diciamo, di impegnarsi, di investire, di fare magazzino delle
240 milioni. Questo è quanto. Poi dopo, adesso senza andare nelle altre zone, perché la zona, ad esempio, Sud America è un disastro, le zone caraibiche, anche lì il turismo è praticamente bloccato, quindi ovunque c'è turismo, in questo momento non sta funzionando. Questo è un po' il punto comune della situazione. Quindi che si chiamino cruise, che si chiamino hotel, che si chiamino zone, che anche se alcune zone, come esempio New York, che uno può pensare, Manhattan, parliamo di Manhattan, può pensare che non sia una zona turistica, ma più che altro è una zona legata, diciamo, alla gente che lavora all'interno di gente residente. Alla fine poi, per quanto riguarda il nostro prodotto, soprattutto il gelato, è più un prodotto che viene consumato dai turisti. In più, parlando di Manhattan, è praticamente deserta perché quasi tutti gli uffici sono chiusi e la gente non sta praticamente andando a lavorare, ma lavora in smart work. Anche noi, come hanno già detto tutti gli altri, abbiamo fatto le nostre ristrutturazioni interne, abbiamo implementato lo smart working, quindi tutta la parte amministrativa del nostro personale lavora principalmente da casa, viene in ufficio a turni, giusto per esigenze particolari. La parte commerciale rimane collegata solamente via telematica e ci sentiamo per telefono, ma è un po' che non ci vediamo. Organizziamo quindi delle riunioni, dei seminari, eccetera. Questo è un po' quello che è stato fatto, che più o meno quello, il protocollo che più o meno è stato utilizzato anche in Italia dal gruppo di cui facciamo parte. Bene, grazie Alfredo. Allora, abbiamo Graziano Sbrogiò. Graziano, tu sei sempre distinto un po' per la creatività anche nella gestione del tuo gruppo, dei costi, dei ristoranti, eccetera. Al di là, abbiamo capito che effettivamente la situazione è quella che è in questo momento negli Stati Uniti. Però, insomma, anche tu che sei stato il pioniere, fondamentalmente uno dei pionieri della ristorazione italiana qua, al di là della, ovviamente, che immagino, insomma, ti abbia colpito duramente questa crisi, però dove ti stai muovendo, su quali direttrici, quali sono gli spunti che puoi condividere, anche se qualche accenno, diciamo, positivo, al di là di tutta la situazione negativa che c'è qualcosa che ritieni che sia interessante condividere? D'accordo, buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa. Sì, Nevio, anch'io confermo che all'inizio è stato come se avessero tolto il terreno da sotto i piedi, perché naturalmente ci siamo trovati con immediatamente gli 8 locali tutti chiusi durante il lockdown, che poi quasi subito li abbiamo aperti e concentrati nel takeaway e quello che potevamo fare. Però 4 di questi 8 erano in centri commerciali dove non erano aperti, o erano dei bar, dei concetti di bar dove ci abbiamo anche del cibo, ma non si poteva operare, perciò avevo 4 locali aperti col takeaway e 4 chiusi. È stata dura anche perché, come hai detto tu bene, io pioniere vorrebbe dire anche che sono vecchio, uno dei vecchi della ristorazione. Sono arrivato negli anni 90 a gestire un ristorante del quale dopo ne sono diventato socio e da lì ho aperto 8 ristoranti in azienda di catering, nella panetteria all'ingrosso. E questo naturalmente, se è un ristorante è un problema, avendone più di uno, ho avuto molti problemi. E come ci siamo un po' ristrutturati, come tutti, si è pensato a ristrutturare le aziende, investire cosa possiamo, ma pensando al futuro, dove anche attualmente, perché poi c'è stato il lockdown, siamo ripartiti e c'è stata una ripresina, diciamo, cioè la gente, si vedeva, c'era la gente veniva fuori. A Miami è una delle città che è stata, non dico colpita di più, ma ci sono state molte proteste che hanno portato della paura e rinchiuso la gente in casa. Avevamo iniziato subito dopo aver aperto il coprifuoco, siamo ancora sotto coprifuoco e da 2 settimane a questa parte tutte le sale da pranzo sono chiuse, lavoriamo con l'esterno e siamo in piena estate, vedo che il mio collega Morellato fa cenno di sì, siamo in piena estate, stagione delle piogge e mangiare fuori col caldo a minimo 90, cioè 90 Fahrenheit, 35 gradi, 30 abbondanti, non è il massimo delle situazioni, diciamo. È stato, difatti, non mi sarei mai aspettato, nella mia carriera ho avuto grosse difficoltà, up and down, che ho risolto, questa devo dire che ci ha messo la prova.
Oltre a come accennava anche il signor Cardana, il dottor Cardana prima, che abbiamo avuto degli aiuti governativi, che è stato molto veloce il governo a darceli e per chi li ha richiesti, li abbiamo presi quasi tutti quelli possibili o tutti quelli possibili, e quello ci ha permesso di riassumere molta gente che era a casa e di fare dei debiti, almeno io ho preso questa visione, debitato le aziende, i ristoranti, perché io ci credo in un futuro. Il futuro però non sarà imminente nei prossimi mesi, ma sto guardando alla lunga nel 2021. Nel frattempo abbiamo intensificato con i portali, perché abbiamo anche provato a fare i delivery con i nostri dipendenti, abbiamo provato nel passato, non funziona bene. Ad oggi bisogna essere digitalmente predisposti, perciò con i vari Uber Eats, Grabhub, DoorDash, tutte le compagnie che fanno i delivery, se prima li avevamo il delivery ci dava quasi, perlomeno dava fastidio al cuoco preparare il delivery nella serata che la sala da pranzo era piena, adesso è diventato il prime business. Abbiamo intensificato i delivery tramite questi portali, dove non ce li avevamo, abbiamo intensificato, e oltretutto ho un paio purtroppo ristoranti che erano aperti qualche mese prima, nuovi qualche mese prima del Covid, che quelli che soffrono di più. In uno di questi qua in particolare stiamo facendo un doppio concetto, una dark kitchen che tu Nevio accennavi prima, perciò dalla stessa cucina escono due concetti diversi. Siamo alla fase finale, entro domani o il massimo sabato dovremo lanciare questo concetto di una cucina anche, non è che faccia concorrenza con quella primaria, è magari più per un italo americano, con delle paste conosciute più di quelle di vecchia data che non quelle che abbiamo sul menù, ovviamente con un nome diverso, e spingendo e facendo della pubblicità tutto sul social media, sui marketing e su questi portali qua, per quanto riguarda questo. Poi stiamo cercando l'azienda di catering, che proprio gli è mancato lì, siamo partiti facendo gli eventi, grandi eventi, dai grandi e piccoli, è sempre al di sopra di quello che ti permette di fare la legge, le ordinanze attuali. Lì il telefono suonava solo per cancellare gli eventi, ci stiamo organizzando e preparando per fare una vendita online di prodotti che già usavamo o commercializzavamo prima, di cercare di arrivare nelle case, visto che sta aumentando il retail, i negozi, le vendite sui retail stanno aumentando, naturalmente tutto il business per quanto riguarda la ristorazione, i grossisti sono fermi o decimati, noi cerchiamo di trovare per sopravvivere una possibile venue di vendere online i prodotti che noi usavamo. Questo è quello che ci stiamo. Io ripeto, ci credo, nel futuro sarà difficile arrivarci là perché è dura perché il lavoro è crollato. Solo nei primi, da quando è partito a fine maggio, il mio gruppo ha perso più di 3 milioni di dollari di vendita, perciò è difficile, è un momento difficile per tutti. Questo interrompo, volevo fare un'osservazione rispetto a quello che ha detto anche Graziano, perché penso che sia un tema ricorrente quello delle delivery e del to go. Dal mio punto di vista, io penso che è un modello percorribile e di successo per chi è già preparato e per chi già lo faceva con successo, mentre per chi non era abituato e per certe tipologie di prodotti, ancora di più sul prodotto italiano, e per esempio Tommaso Morellato è un bel esempio, non è praticabile come soluzione. Quindi per chi lo faceva già può essere un successo, per chi non lo fa difficilmente può andare a recuperare mancanza di fatturato. E da qui l'altro spunto, probabilmente, come è stata l'idea di Graziano, potrebbe avere più senso creare un concetto alternativo dedicato alle delivery all'interno della stessa struttura, creando un prodotto e un'immagine che sia dedicata a quella tipologia di servizio. Esattamente, confermo, grazie Tommaso per aver sottolineato questo, confermo, noi abbiamo dei concetti di pizzeria, perciò la pizza sport è sempre stato anche prima di un volume importante, adesso con i locali aperti l'asporto vale il 30% e ho un franchise su questo, su una zona di Miami, South Miami, che è una zona molto residenziale, che ha lavorato e lavorava di più durante il lockdown che non a porte aperte. Abbiamo anche migliorato, investito sul packaging, ma non tanto investito, guardato a dei dettagli che prima venivano trascurati sul packaging, adesso su ogni box della pizza gli viene messo un sigillo, che è un adesivo, in maniera che se ti arriva che l'adesivo è rotto, che vuol dire che qualcuno ti ha aperto la scatola, giusto per dare un senso di comfort e di extra sicurezza. Abbiamo naturalmente revisionato tutti i packaging perché
la miglior cosa poi è ordinare se stessi tramite queste applicazioni, perché tutto è buono quando il cuoco me lo prepara per me, come quando io mi siedo nei miei ristoranti, è tutto perfetto, ma quando va il cliente che magari non è così. Perciò usare l'applicazione per ordinare il tuo stesso prodotto e vedere come ti riceve e fare delle correzioni. Su questo è quello che ci siamo anche concentrati per fare. Comunque confermo quello che hai detto tu, Tommaso, che se il locale era già organizzato per fare il delivery è aumentato. Quando abbiamo dei locali che non avevano delivery perché non avevamo bisogno, perché il concetto non chiamava, lì è difficile entrarci adesso perché tutti lo fanno. E un'altra cosa che volevo aggiungere, scusa Tommaso se ti interrompo, che però si ricollega secondo me a quello che tu vuoi dire. Secondo me un altro segmento che non è coperto dal mercato, in questo momento potrebbe essere un'opportunità, è una via di mezzo tra Uber Eats, DoorDash, questi delivery tradizionali e diciamo Blue Apron, no? Per chi non è familiare, Blue Apron ti manda a casa gli ingredienti, la ricetta e tu in un'ora, mezz'ora, quello che è, prepari il pranzo. Secondo me un'alternativa tra la delivery già fatta di un prodotto che molte volte, per esempio un prodotto italiano, una pasta da delivery, non è, rientra certi canoni di qualità. È un concetto di Blue Apron che ci metti tanto tempo a prepararlo, non è anche più successo. Quindi un concetto dove c'è la consegna di un pranzo praticamente pronto, ma che ha bisogno di un 4-5 minuti di preparazione. Perché chi chiede la delivery vuole avere il prodotto praticamente subito, vuole mangiare velocemente. Però adattare a un formato del genere potrebbe sia aiutare certi ristoranti a poter produrre un prodotto consegnabile, sia andare incontro a una certa domanda. Insomma, questa è una mia idea, un mio punto di vista su una mancanza, su un'opportunità del mercato in questo momento. Ma senz'altro sono d'accordo, sono in linea con questo, con quanto dici tu. E noi non siamo mai stati come Toscana di Vino strutturati per un delivery, quindi non ci abbiamo nemmeno provato in questo periodo. E una cosa volevo sottolineare, secondo me è cambiata anche un po' la sensibilità da parte del consumatore sulla qualità del prodotto. È cambiata sia sul consumatore sia nel nostro team, nelle persone che lavorano con noi. Io sono sempre stato molto propenso alla qualità, al farm to table, alla sostenibilità, però ero sempre in spinta. Adesso mi accorgo che è il mio stesso team, le mie stesse persone che hanno acquisito una sensibilità diversa e così i nostri clienti. E quindi l'idea di fornire ingredienti, materie prime di qualità e in qualche modo fare un servizio di consulenza o di concierge service e di suggerire modalità di avvicinamento alla cottura potrebbe essere una strada che non tanti hanno, diciamo, la voglia di perseguire, potrebbe essere un modo nostro di differenziare la nostra presenza nel mercato. Quindi penso di essere perfettamente in linea con quanto dici tu, Tommaso. Grazie. È stato accennato prima anche da Graziano il fatto dell'e-commerce, quindi abbiamo qua Giuseppe Rimedio di Giusti, che credo che siano anche molto attivi nell'ambito e-commerce, oltre che poterci dare una prospettiva anche sulla distribuzione e poi sulle catene della grande distribuzione organizzata, e oltre che ovviamente nella ristorazione. E avete una gamma di prodotti che è un po' spaziata in tutti i diversi canali, quindi sarebbe interessante da questo punto di vista avere così una tua panoramica su come invece Giusti cosa sta facendo negli Stati Uniti e un po' anche l'impatto che ha avuto il canale online per voi. Salve a tutti intanto, sia in Italia che negli Stati Uniti. Io seguo proprio quello che è la Giusti USA, che è quindi la filiale americana della ditta Giusti italiana, che è la più antica città d'Italia, nata nel 1605. Abbiamo aperto questa filiale a fine estate dell'anno scorso, proprio perché c'è stato un notevole incremento del fatturato nel mercato americano. Noi abbiamo molto spinto, ma l'America rappresenta, credo, nel settore food il mercato primario, uno dei mercati primari nel mondo, un po' per tantissime aziende che sono in questo settore. Io vivo nel New Jersey, attualmente in realtà oggi mi trovo nel Massachusetts perché sono in viaggio di lavoro, però diciamo sono iniziato a spostare, quindi ecco una nota positiva che posso dire da parte nostra è che sicuramente abbiamo già iniziato di nuovo anche a spostarci fisicamente, non soltanto via web come è stato in questi mesi.
E per noi è stato sicuramente, con l'e-commerce, è stato un grandissimo vantaggio. Noi avevamo iniziato a puntarci già un paio di anni fa nell'e-commerce negli Stati Uniti, quindi eravamo già preparati quando è scoppiato il Covid, perché già era un mercato che per noi esisteva, che era in fortissima crescita, era un mercato che stava comunque già esplodendo prima del Covid, e con il Covid sicuramente ha avuto una spinta notevole. Noi lavoriamo un pochino, come diceva Nevio, su diversi mercati, perché lavoriamo sia per quanto riguarda il retail, lavoriamo per quanto riguarda la ristorazione e lavoriamo sulle piattaforme online. L'e-commerce negli Stati Uniti per noi in generale fine 2019 contava già circa il 30% del fatturato, quindi comunque era un fatturato che era già cresciuto tanto ed era continuamente in una sorta di crescita. Poi una parte più forte è determinata da retail, una parte un pochino minore, che comunque non è così tanto piccola, perché circa il 20% è determinato invece quello del mercato HoReCa, quindi ristorazione, hotel, eccetera. Poi l'America è un mercato molto vario, quindi da stato in stato abbiamo realtà molto diverse. Per esempio la Florida per noi conta quasi esclusivamente come food service. Non abbiamo tantissimo fatturato nel retail in Florida, quasi tutto ristorazione, hotel, eccetera. E la Florida per noi, nello specifico, nei mesi di marzo e aprile fino a quasi alla fine, è praticamente un mercato che, come penso per tutti quanti, purtroppo la situazione è stata colpita duramente dal Covid, è praticamente sparito. Poi devo dire che da fine aprile, maggio, c'è stata una buona ripresa e sono ricominciati ad arrivare ordini anche per quanto riguarda la ristorazione. Giugno è stato un mese abbastanza buono, luglio è iniziato decisamente benino. E diciamo che anche noi abbiamo subito quindi delle perdite per quanto riguarda la parte del food service, ma siamo riusciti a pareggiare quella che è stata la perdita, diciamo, terminata da una parte, compensarla con quello che è cresciuto nell'e-commerce. Devo dire che in questo senso noi abbiamo avuto proprio, ecco, sicuramente ci ha aiutato tantissimo avere la filiale qua. E non avere la filiale in America in questo periodo di Covid credo che ci sarebbe costata veramente tanto. Avendo la filiale qua siamo riusciti a creare una serie di numeri, se vuoi con l'e-commerce, vuoi con il retail stesso, perché comunque il retail, noi non lavoriamo nella GDO, in realtà lavoriamo pochissimo, molto marginalmente con la GDO, lavoriamo soprattutto con negozi specializzati o con delle catene tipo di iHandy, che possono essere per esempio William & Sonoma o sulla tablet. E quindi anche lì in realtà ci sono state, comunque sono continuate delle vendite, però sono anche lì un pochino calate a seconda del paese stato in stato. Nello specifico nel New Jersey, dove sono io, noi abbiamo avuto il periodo critico che è durato fino a mesetto e mezzo fa soprattutto. Adesso la situazione anche nella ristorazione devo dire che è notevolmente migliorata. E devo dire che sicuramente io faccio un plauso in questo caso alle amministrazioni locali, parlo del New Jersey in questo caso perché vi dico proprio delle realtà che ho visto più specificatamente. Qua a Massachusetts sono appena arrivato, vedo che più o meno la situazione è simile. Qua per esempio nei paesi anche dove vivo io sono state chiuse proprio rese pedonali delle aree che non sono mai state pedonali dalle 5 del pomeriggio in poi, proprio per permettere ai ristoranti che non hanno, ma da noi non esiste molto l'area esterna nel New Jersey, sono soprattutto ristoranti con aree interne, però per promuovere il fatto di avere persone sono state chiuse delle aree intere, quindi delle strade, in modo da permettere ai ristoranti di poter mettere i tavoli fuori, e quindi questo ha aiutato notevolmente anche la ristorazione. Poi gli aiuti che ci sono stati da parte del governo, che sono arrivate tutte le aziende, hanno permesso di restare in piedi e, come diceva anche Graziano, di non dover licenziare un numero troppo elevato di persone, quindi mantenere i posti di lavoro per tantissime persone. In generale devo dire che per noi il mercato America è un mercato che, nonostante il periodo di Covid, è positivo, alla linea di tutto, alla fine di tutto. Chiaro che questo poi pesa, io seguo nello specifico anche tutto il Far East da qua, quindi tutto quello che è l'Asia. L'Asia ha avuto un impatto molto forte nei primi mesi e ancora oggi sì, i numeri cominciano a essere discreti, ma siamo leggermente in perdita. Quello che ci viene dall'Europa invece sono numeri molto più preoccupanti, ecco, rispetto a quella che è la situazione qua. Ripeto, qua ci ha salvato secondo me tantissimo il fatto di avere la filiale, quindi di avere i prodotti in casa, di poter servire più rapidamente, agevolmente, anche con piccole quantità, poi essere flessibili, perché il periodo di Covid veramente ci ha dovuto rendere molto più flessibili, sia come consegne, come termini di pagamento e come struttura in sé.
E l'e-commerce sicuramente è stato una forte spinta, lavoravamo con alcuni clienti, io devo dire che anche dei nostri distributori, noi lavoriamo con una rete distributiva in diversi stati, e sono cresciuti, abbiamo un, diciamo che anche i clienti tradizionali che non lavoravano su piattaforme e-commerce hanno iniziato a lavorarci e io ho acquisito altri 8 clienti che sono specifici, sono molto specializzati nelle vendite online. Quindi ecco, questo sicuramente ha avuto un impatto positivo poi nei numeri che sono dell'azienda. Ecco. Grazie Giuseppe per questa overview, per questa panoramica. Passerei la parola a Eliana Lipani che appunto come ho detto prima rappresenta diciamo il caso di un distributore di prodotti gourmet europei o italiani in particolare e credo che abbia anche lei implementato poi un'attività online per complementare poi l'attività tradizionale di distribuzione credo al canale della ristorazione in particolare. Quindi Eliana, come vedi un po' dal tuo punto di vista la panoramica del mercato e soprattutto ci sono speranze per le aziende, per le piccole aziende italiane che vogliono in questo caso affacciarsi nel mercato americano e magari hanno dei prodotti innovativi, dei prodotti che magari, come ha detto Tommaso Morellato prima, seguono anche un po' tutto il nuovo trend del biologico. Ecco, ci puoi parlare anche di questi trend un po', no? Del biologico, del sano, del naturale, del gluten free, tutte queste cose che adesso ormai negli Stati Uniti stanno diventando mainstream, no? Come si dice. Quindi. Buon pomeriggio a tutti, vedo tanti amici qui che saluto, ringrazio Nevio per avermi invitato. Comincio con una nota positiva in mezzo a tutta questa tempesta dicendo che dopo la prima ondata, la bastonata che abbiamo avuto all'inizio, dopo il 18 di marzo con la chiusura, quando c'è stata la riapertura, per noi giugno è stato un mese fantastico. Nel senso che abbiamo superato come fatturato giugno dell'anno scorso. Quindi questa mi è sembrata una bellissima notizia da dare che diciamo ci dà della speranza nel futuro. Devo dire che Ad Maiora è un'azienda che diciamo, è stata stabilita intorno al 2000, che ha iniziato con importazioni di prodotti italiani e che ha continuato focalizzandosi sempre di più sul, come dicevi tu, Nevio, sui prodotti ittici. Quindi importazione di pesce surgelato, fresco, da varie parti degli Stati Uniti, del mondo. E, il Covid ci ha colpito, però stiamo diciamo, navigando nella tempesta e con una certa forza che è la solidità finanziaria dell'azienda, perché abbiamo impostato questa azienda americana sulle basi un po' conservativa dell'Italia, italiane, quindi a noi devo dire non ci ha colpito tanto. I primi diciamo interventi che abbiamo fatto, come tutti voi, sono stati quelli di ridurre i costi, di cercare di mantenere diciamo la nostra forza lavoro quanto più possibile con l'aiuto del governo, dei finanziamenti governativi. Abbiamo continuato, non abbiamo mai chiuso, abbiamo continuato a fornire ristoranti come quello di Tommaso, che sono rimasti quasi aperti o avevano bisogno di prodotti. E quindi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato anche, certo, con dei cali di vendita notevoli, che però sono stati recuperati a giugno con questo mese bellissimo. Devo dire che abbiamo l'unico intervento che abbiamo effettuato è quello di creare una piattaforma online dove, a parte la consegna al ristorante, abbiamo associato una consegna ai privati e per noi è stato un passaggio veramente molto facile perché abbiamo già una base di consegna al ristorante, quindi abbiamo aggiunto quelle personali, diciamo il privato,
il consumatore finale, che ci ha veramente stupito la risposta che abbiamo avuto dagli italiani e dagli americani, che ci hanno aiutato, hanno veramente comprato online. Adesso con mia sorpresa, ciò che più si è acquistato online sono stati dei prodotti di alta qualità, come il pesce fresco, piuttosto che i prodotti già, come chiamiamo noi, pre-package, cioè dei prodotti già preparati. Quindi vuol dire che il consumatore sta sempre più assumendo un comportamento, gourmet, nel senso che vuole dei prodotti buoni, naturali, organici, come dicevi tu, e che li vuole anche ordinare online. E nel nostro particolare caso, forse la qualità del prodotto fresco, del prodotto ittico fresco, ci ha aiutato moltissimo, perché non è molto facile, trovare a Miami tanti ci hanno ringraziato per aver stabilito questo canale online, perché appunto non è facile trovare del pesce, fresco, di buona qualità, nei supermercati locali. Quindi questo ci ha difeso un po' dalla caduta del mercato della ristorazione. E il futuro lo vedo roseo. Io penso che questo virus sarà non debellato, vivremo col virus, ma la risposta che ho avuto al settore della ristorazione a giugno mi ha dato delle grandi speranze. E quindi io penso che, non dico nel prossimo futuro, ma alla fine dell'anno avremo una grande ripresa, un grande ritorno al passato, che già era molto brillante, perché noi la nostra ditta è in espansione ogni anno, e questo è quello che posso dire. Per quanto riguarda l'importazione delle prodotti all'Italia, come dice Giuseppe, sono completamente d'accordo che le piattaforme online sono la risposta al futuro, perché assolutamente, più della distribuzione alle grandi aziende americane, Cisco, US Food Service, che già sono ampiamente fornite da grandi importatori nazionali, penso che per noi piccole aziende il canale online è il migliore. Ho degli amici che hanno delle piattaforme online, che hanno visto delle vendite che superano il 1000% su tutti i prodotti gourmet delle piccole aziende, delle grandi aziende, perché direttamente al consumatore si sorpassano quegli stadi di brand recognition, cioè voglio l'aceto di un certo tipo, Ponti, voglio l'acqua San Pellegrino. Quando tu porti direttamente al cliente, il cliente riconosce che il prodotto può essere buono, di qualità, senza avere una grande marca. Quindi sono molto contenta di questa trasformazione, online, che permette anche un reddito maggiore di quello che sia una vendita a questi grandi distributori americani. Quindi questo contatto diretto, dico che si deve sviluppare assolutamente, questo è un grande vantaggio, e anche per il piccolo produttore italiano. Perché? Perché può affermare i prodotti in un'arena dove il grande distributore non c'entra, non c'è. Okay. Questo Grazie. È quello che io penso. Grazie, no, chiarissimo. Guardate, prima di parlare di trend e anche di suggerimenti per le aziende italiane, che abbiamo toccato anche già durante questa discussione, apro ad alcune domande che abbiamo ricevuto da chi ci segue. Sono tre domande, intanto iniziamo a fare così facciamo un piccolo break e rispondiamo a queste domande. Allora, la prima è di Gianluca Liperta, che ci scrive: quanto il mercato real estate potrebbe crollare a Miami e quanto potrebbe essere un'opportunità in termini di business per il segmento food service, cioè per i ristoranti? Sappiamo che uno dei costi che impatta maggiormente su un'attività di ristorazione in città principali è il costo d'affitto. A Manhattan si parla già di grandi rinegoziazioni con i landlords. Lo scenario
A Miami, quindi io credo che forse le persone più indicate sarebbero i nostri due ristoratori, insomma, Graziano e Tommaso, se volete dire qualcosa. Per quanto riguarda noi, abbiamo rinegoziato i termini del lease, siamo passati da un meccanismo di un affitto fisso a un affitto variabile, percentuale sul fatturato. E quindi cerchiamo di proteggerci nel caso di discesa del fatturato in questo modo. E ovviamente se i fatturati poi esploderanno. E quindi sì, per quanto riguarda il mercato in generale del real estate, non ho grandi sensazioni di crolli. Mi sembra che il valore rimanga abbastanza stabile. Ovviamente c'è una situazione di stallo, però non c'è un crollo, non lo vedo così. Questo è il mio punto di vista. Non so se è confermato da Graziano cosa vede lui. E allora, per quanto riguarda i nostri locali, la formula che hai suggerito tu, Tommaso, è quella che avrei preferito anch'io, però non con tutti i landlord sono riuscito ad ottenerla. Con questo però mi sono, diciamo, imposto. Io ho chiesto e quasi ottenuto da tutti un progetto di 6 mesi di non pagare l'affitto o pagarne una parte. Alcuni hanno accettato mettendoci dentro una percentuale sulle vendite, altri hanno accettato e basta, perciò non è che sia lì ad affitto gratis. Qui in America funziona che c'è l'affitto e c'è le CAM expenses, che sono le loro tasse, la percentuale delle tasse di proprietà, l'assicurazione e spese che il landlord ti può mettere dentro come management company. Perciò loro vogliono vedere quel pagamento lì come minimo, perché è un costo fisso loro. Però sono riuscito quasi da tutti a non pagare un affitto oltre CAM expense. Questo fino a dicembre, perché io ho chiesto fino a dicembre. Poi da gennaio in poi si vedrà, perché non è detto a dicembre. Però normalmente gli accordi che ho adesso, da gennaio in poi si dovrebbe tornare alla normalità sugli affitti. Per completare la domanda o la risposta, diciamo, il mercato immobiliare è da dividere se è residenziale o commerciale. Nel residenziale la crisi sulle case col giardino non c'è, anzi... Per questione personale ho sentito alcuni broker ultimamente, mi dicono che il mercato è altissimo in questo momento, hanno molta richiesta di compratori che vogliono uscire dagli appartamenti anche lussuosi, perché durante il lockdown, per quanto bello fosse l'appartamento, ma non avevano le amenity del building dove vivono, vale a dire la palestra, la piscina, la sauna, non la potevano usare, perciò ci sono questi ricconi che si escono dagli appartamenti per andare nelle case. Gli appartamenti hanno un po' più di crisi forse, il real estate commerciale dove posso vedere una grossa crisi in immediato futuro, anche perché specialmente in mall o qualsiasi proprietario di immobili, se perde l'affittuario che è o il ristorante o il negozio o il retail, perché è tutto il mondo che è in crisi, avrà grossi problemi a mantenere le proprietà che ha preso, ma ha dei prezzi altissimi che adesso non riesce a affittare per coprirsi le spese. Questo può essere una grossa, un momento opportuno per rinegoziare il tutto. Purtroppo abbiamo un futuro incerto e non si sa a che prezzi rinegoziare, perciò la formula del percentage rent è quella più corretta, ma non tutti i landlord l'hanno accettata, almeno nel caso mio. Io dalla mia esperienza, avendo a che fare con tanti ristoratori, cioè l'esempio di Tommaso e Graziano sono due esempi positivi, per fortuna. Ho avuto tanti anche riferimenti di ristoratori che non sono stati in grado di negoziare in maniera decisa i loro affitti per una rigidità da parte dei proprietari degli edifici. Abbiamo una seconda domanda di Pino Colletti, io la farei, diciamo, ai nostri tre distributori, insomma, di prodotti, Ministero d'Alfredo, Giuseppe e Eliana. In epoca di emergenza sanitaria, come è cambiata la percezione dei consumatori americani circa l'igiene del sicurezza del cibo italiano, soprattutto nella fase febbraio-aprile, dove sembrava che l'Italia fosse il super spreader del virus nel mondo? Qualche considerazione? Qualcuno di voi vuole fare una considerazione? Vuole rispondere a questa domanda? Ma per quanto mi riguarda, posso iniziare io, non abbiamo avuto questa percezione. A parte all'inizio qualcuno che si è posto la domanda se il virus potesse essere, non so, attaccato al cartone che riceveva o cose di questo genere, però a parte qualcheduno che ha fatto qualche domanda quasi ironica, direi che non c'è stata questa percezione, perché comunque fortunatamente o sfortunatamente il virus comunque si è diffuso poi velocemente in tutto il mondo, quindi
era un po', diciamo, assurdo pensare che il voto italiano potesse essere diverso da quello spagnolo piuttosto che francese o addirittura quello americano stesso. Quindi la percezione è stata, a parte, ripeto, all'inizio un po' quasi ironica, e però poi dopo assolutamente non c'è stata nessuna ripercussione per quanto ci riguarda sulla possibile riduzione delle vendite legate al fatto che il prodotto potrebbe essere compromesso. Anzi, la qualità italiana è sempre stata riconosciuta e i prodotti di qualità sono sempre quelli che si vendono maggiormente rispetto a quelli diciamo, più popolari. Quindi se noi parliamo del nostro settore, il pistacchio di Bronte piuttosto che la nocciola pura, è sempre il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, perché quello non finisce mai. Per quanto riguarda l'ottimismo del futuro, sentivo prima, sì, sicuramente giugno è stato positivo anche per noi, luglio è partito bene, però la mia paura non è né giugno né luglio, ma è da qui a fine anno, perché adesso è ovvio che nel momento in cui c'è la riapertura tutti hanno bisogno di tutto, quindi tutti ricomprano tutto. Quindi l'inventario era quasi zero, i prodotti avevano bisogno di tutto e quindi sono stati fatti gli ordini. Adesso dobbiamo vedere se da qui a fine anno ci saranno i riordini, diciamo, regolari, perché considerando gli aiuti di Stato, sicuramente tanti ristoranti sono riusciti a sopravvivere, a parte i gruppi grossi come potrebbero essere appunto di Tommaso e di Graziano, ci sono tanti ristoranti che sono sopravvissuti grazie all'intervento statale. Adesso riaprono, gli interventi statali non ci sono più. A questo punto sono da soli. Bisogna capire se adesso hanno fatto l'ordine, perché comunque devono riaprire. Se fra un mese, due mesi, tre mesi non riescono a recuperare i soldi per pagare quantomeno l'affitto, che anche dei miei clienti, nella maggior parte dei casi, non è stato negoziato, bisogna vedere se poi dopo riescono a sopravvivere, perché se hai le spalle larghe, se hai un gruppo che sei qui da 20 anni, o 10 anni, o 15 anni, comunque hai 10-15 ristoranti, puoi magari andare avanti. Se sei uno che ha un ristorante, magari due, o magari l'ha appena aperto, o una gelateria, oppure un baretto, chiamiamolo come vogliamo, bisogna capire come riusciranno da qui a fine anno ad andare avanti. Quindi, secondo me, la scommessa non è... Cioè, il bello deve ancora venire, cioè nel senso che da adesso in poi capiremo se riusciranno tutti a rimettersi in piedi o no. Gli aiuti sono stati anche molto importanti per quanto riguarda le famiglie. Non dimentichiamoci che è stato dato questo incentivo a tutte le famiglie, sono stati dati 1.200, mi sembra, adesso non so esattamente, però per i redditi inferiori a una certa cifra sono stati 1.200 dollari a persona, più. Quindi questi hanno contribuito a far sì che la gente in qualche modo sopravvivesse. Il sussidio di disoccupazione era stato incrementato. Adesso tutte queste cose qua verranno a mancare. Da adesso in poi, secondo me, si misurerà. Giugno e luglio sono ancora troppo presto per partire. Okay. Ripeto, c'è l'euforia della riapertura, è come dopo la guerra, finisce la guerra, tutti fuori, tutti a comprare. Vediamo fra 3, 4, 5 mesi chi sarà ancora qua a parlare. Non tanto. Eliana, scusa. Io vedo l'acqua. Il panorama roseo, perché noi abbiamo il polso del mercato giornaliero, in quanto noi non abbiamo nessun inventario, il pesce che noi forniamo è un pesce, cioè il ristorante non fa il rifornimento per i prossimi 4 mesi, noi riceviamo, processiamo, il giorno stesso distribuiamo, quindi veramente il polso della situazione è giornaliero. Sicuramente abbiamo avvertito la seconda ondata del virus, perché ripartendo dal 5-6 di luglio ha cambiato ancora una volta il panorama, ma questa è una guerra che bisogna combattere giornalmente, perché non essendoci una risposta congrua e consistente negli Stati Uniti come c'è stata in Italia, dobbiamo navigare a vista, diciamo, usando un termine nautico. Io penso che anche Graziano, anche Tommaso vedano che giornalmente le variazioni sono abbastanza, lo vedo anche dagli ordini, quindi fare previsioni non è diciamo possibile a lungo termine.
comunque ogni giorno andare avanti cercando di non avere delle reazioni non commensurabili a quello che stiamo vivendo, per me è fondamentale, cioè l'ottimismo, il no panic è fondamentale. Se la situazione andrà peggiorando, vuol dire che si adotteranno altre soluzioni, altri atteggiamenti. Sarà rinegoziato l'affitto, perché siamo tutti colpiti allo stesso modo, specialmente nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. Secondo me questa è la maniera di affrontare questo, come noi giornalmente, perché i progetti a lungo termine, come già abbiamo visto da luglio, non possono essere fatti, perché avevamo ricominciato e tutto stava andando abbastanza bene. Siamo ricaduti a luglio e nessuno aveva previsto questa drammatica, no? Ricaduta. Quindi, diciamo, noi abbiamo un atteggiamento di questo tipo adesso, verso questa crisi. Bene. Allora, ultima domanda, perché una domanda l'ha risposto direttamente Giuseppe via chat. Allora, abbiamo una domanda per Tommaso Cardana. Tommaso, non te la leggo tutta, ma fondamentalmente... L'ho letta. Parlava, giusto per gli spettatori, perché non la leggono, si parlava di delivery e di come potrebbe essere un'opportunità l'invio di ingredienti di qualità per preparazioni veloci e molto easy. Quindi si valuta il diritto di conservare la qualità, ok? Quindi e altre cose, quindi se vuoi... Sì. Ok, allora ringrazio Diego per la domanda e per lo spunto. Sicuramente il discorso di un incremento dei costi di packaging c'è senza dubbio. Poi non è nel mio questa risposta, forse un po' più su Tommaso Graziano, però secondo me deve essere controbilanciata con un messaggio che si sta consegnando un prodotto che si avvicina sempre più possibile a quella che è l'esperienza del ristorante, quindi dove c'è un po' meno percezione del costo e più lo spostamento della percezione della qualità, che è anche un po' il discorso che faceva anche Eliana e che penso sia un discorso applicabile un po' più ampio sul tema dell'importazione e della promozione del prodotto italiano. Nel senso, quello che è da spingere è la percezione della qualità per poter continuare a vendere qualità e cercare di dare questa impressione al consumatore del valore di quello che stanno comprando. Un'ultima domanda per adesso, sempre da Gianluca Liperta, che ci fa una seconda domanda. Credo che questa possa essere una domanda sia per Alfredo che per Eliana. Come la logistica nel delivery to consumer è preparata negli Stati Uniti? Sappiamo che le grandi eccellenze italiane sono anche soprattutto fresche, soprattutto se ricorre a prodotto da importare surgelato. Come può essere affrontata la logistica su piattaforma online per il fresco? Sul prodotto dry, vettori di servizi, anche di warehousing, sono innumerevoli, ma sul fresh and frozen lo scenario è diverso. Non so se qualcuno vuole rispondere. Fresh and frozen probabilmente sei più adatta tu, Chiara. Sì. Non abbiamo nessun problema all'importazione di prodotti freschi o surgelati. Noi abbiamo una facility, un magazzino, un capannone dove abbiamo delle grandi strutture che possono ospitare sia il prodotto surgelato con temperature adatte, meno 20, sia il prodotto fresco, e sia una processing room dove noi processiamo giornalmente i prodotti che devono essere processati. Poi per un'importazione dall'Italia ci sono delle grandi strutture che possono ospitare questi prodotti. Si parla di Lineage Cold Storage, US Cold Storage, sono delle grandi strutture dove il prodotto può essere immagazzinato molto semplicemente, non c'è nessun problema. La distribuzione verrà fatta con automezzi refrigerati, automezzi adatti alla catena del freddo. Sì, quindi... la domanda penso anche era un po' più incentrata sul discorso delle piattaforme online, dove magari c'è un po' più di difficoltà su questo prodotto, però io dal mio punto di vista, per esempio, in questi mesi ho approfittato del servizio, per esempio Amazon Fresh, per fare un esempio, dove c'è un servizio di consegna del fresco, non del surgelato, ma in certi casi anche del surgelato, ma del fresco sicuramente,
estremamente efficiente. Sì. E lo vedo con di prima mano, perché sono i miei vicini di magazzino, quindi vedo i volumi e le consegne di prodotto fresco. Sì, non ci sono problemi nel spedire con Federal Express o con UPS o con qualsiasi altro vettore il prodotto è surgelato o fresco. Non ci sono più questi problemi. Il prodotto arriva a New York, in New Jersey, c'è il famoso same day delivery of Amazon, non ci sono più questi. Entro due ore. Sì. Sì, due ore, perfetto. Non ci sono più questi problemi logistici per il surgelato e il fresco. Con delle soluzioni di packaging adatte, cioè possono resistere comodamente un giorno, quindi non credo, non vedo la difficoltà, no, questa volta. Ok. Allora, non so, volevo confermare per quanto l'ho detto Eliana, anche Tommaso, in questo caso da consumer, perché io l'ho utilizzato personalmente qualche volta, devo dire che è arrivato sempre tutto in maniera molto regolare, sono molto rapidi, confermo anche la consegna in due ore, quindi molto molto veloci. E allora, invito poi chi ci ascolta a fare magari un ultimo paio di domande, e farei un piccolo giro tra tutti i nostri relatori di oggi, visto che andiamo verso anche una conclusione, ma non vorrei concludere prima di dare l'opportunità a tutti di parlare e di dire, di condividere le proprie impressioni e anche i propri suggerimenti. Allora, abbiamo un po' toccato la parte anche di alcuni trend, la parte di come ognuno di noi vede un po' il futuro del mercato statunitense o il mercato locale di Miami in questo caso, ma insomma poi alcuni di voi avete anche una prospettiva più nazionale. Diciamo, potete un po' condividere quelle che sono le vostre impressioni su quelli che saranno secondo voi i trend caratterizzanti nel futuro, e come le aziende italiane del settore agroalimentare si dovrebbero attrezzare per affrontare questo mercato, anche dei consigli che poi vadano al di là della situazione attuale, cioè in generale cosa vi sentite di consigliare alle aziende attuali, alle aziende italiane, ovviamente anche tenendo in considerazione, speriamo tutti, che questa situazione poi venga superata, come diceva Graziano, magari nel 2021, insomma, anche perché crediamo, insomma, tutti penso ormai il 2020 è andato, insomma, però 2021 sicuramente gli Stati Uniti rimangono un mercato importantissimo, un mercato fondamentale per il Made in Italy, e quindi cosa vi sentite di dire, di consigliare? Inizierei sempre partendo dalla mia destra, da Tommaso Morellato di Toscana di Vino. Grazie Nevio. Ma direi che secondo me al di là di quello che potrà succedere nei prossimi 2-3 mesi, ovviamente dobbiamo navigare a vista, però sono cambiati di fondo alcuni atteggiamenti da parte del consumatore. C'è una, l'ho accennato prima, ma secondo me il grande cambiamento è proprio nella percezione del prodotto alimentare, di quanto questo prodotto alimentare sia connesso alla nostra salute, al nostro benessere. E quindi noi italiani siamo sempre molto bravi nel prodotto, un po' meno forse nel marketing, soprattutto nel marketing strategico. E quindi secondo me riflettere bene sul proprio posizionamento, sulla customer experience, come la chiamano qui, o sulla usability del prodotto, e vivendo ad esempio nel mercato dei condomini, no? queste persone in questi condomini di lusso, come vivono l'esperienza del cibo? Abbiamo visto dei cambiamenti incredibili, no? nel giro di pochi mesi, quindi arrivare persino a catering molto, molto micro, molto diretti, o prodotti take away per una usabilità completamente diversa da quella che c'era precedentemente. Quindi bisogna rimettersi in discussione in termini di marketing, primo punto. Secondo punto, purtroppo penso che comunque bisogna investire, perché il mercato è competitivo, è difficile, non si può improvvisare più nulla, è complesso, e bisogna essere strutturati finanziariamente per affrontare qualsiasi cosa si decida di fare, no? Non è un mercato
bello perché è scalabile, importante, ma è anche un mercato molto duro e quindi il rischio, se non si è preparati, se non si è strutturati, può essere anche molto grande. Quindi i miei consigli sono guardare al consumatore, i cambiamenti di fondo nella percezione del cibo in generale, rispetto all'impatto che può avere nella salute. Noi, diciamo, parallelamente stiamo lavorando adesso con il One Health Center dell'Università della Florida e, no, proprio su questi temi. Abbiamo contribuito a fondare, ospitiamo ad Ironside la Circular Economy Club di Miami. Quindi siamo sul fronte vivo e parliamo con il consumatore, con la gente e vediamo questo grandissimo cambiamento di sensibilità rispetto alla percezione del cibo, che poi ognuno di noi lo dovrà interpretare in maniera diversa rispetto ai suoi prodotti e ai suoi punti di forza. E l'altro, il secondo elemento è lo strutturarsi, e comunque nelle decisioni che si prendono bisogna mettersi in gioco, investire, perché non è banale arrivare fino in fondo. Questa è un po' la mia chiusura. Grazie. Alfredo Semmi, Montebianco. Io sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto adesso. Ci vuole quello che vedo tante volte, un po' di superficialità dalla parte di chi vuole venire a investire negli Stati Uniti. Non c'è sufficiente ricerca del mercato, capire le esigenze, capire che cosa il mercato vuole e andare in quella direzione. Sono d'accordo sul fatto che ci vogliono le spalle un po' larghe, perché è un mercato che si può fare molto, ma si può anche perdere molto. Quindi bisogna stare attenti, quindi fare un passo alla volta, e il marketing è sicuramente uno dei punti importanti su cui bisogna puntare. Purtroppo o per fortuna l'America è marketing. Quindi se uno ha intenzione di fare un ristorante nuovo, deve avere un concetto di un ristorante, deve arrivare con un concetto da poter trasferire. Perché se uno arriva e dice apro la pizzeria e basta in un posto, insomma diventa un po' difficile crescere in qualche modo a essere di successo. Se arrivi con un concetto, con la volontà di trasmettere questo concetto, con la possibilità di trasmetterlo, ci vogliono dei fondi, ci vogliono dei mezzi, molto probabilmente sarà di successo. La qualità è un punto determinante. Ho visto nel passato tanta gente venire e pensare che l'americano in generale è stupido e che quindi non capisce cosa è buono da quello che non è buono. Non è così. Lo capiscono. All'inizio magari non lo conoscono, ma quando poi lo conoscono capiscono la cosa buona dalla cosa migliore. E quindi è importante la qualità. Noi siamo l'Italia, l'eccellenza del food, quindi non dovrebbe essere difficile, insomma, per noi centrare quello di più. Grazie. Graziano Giugio, Graspa Group. Sì, grazie Nevio. Allora, condivido con interlocutori che sono stati prima di me, Tommaso e Alfredo, pieno con quello che hanno detto. Aggiungerei, per le aziende italiane che stanno o vorrebbero venire qui a vendere, in base a quello che ho visto io, l'esperienza mia è di dovrebbero puntare magari un po' più su prodotti da retail invece che sulla ristorazione a breve termine. Poi il ristorante, se ricominceranno i ristoranti, però questo Covid qua ha cambiato qualcosa che rimarrà. Io lo considero come, purtroppo, lettori del 9/11 ha cambiato la maniera in cui tutti noi abbiamo volato per il futuro e continuiamo a farlo. Questo cambierà la maniera in cui noi dovremo vivere, tra cui anche il nostro settore, che è quello della ristorazione. Ci sarà sempre di più il takeaway, però allo stesso momento per le aziende che vogliono vendere negli Stati Uniti dovrebbero prestare forse più attenzione per le vendite a retail. Io vedo degli importatori, mi riferisco agli importatori di vino, che ne conosco parecchi, erano solamente concentrati sulla ristorazione, sono andati in piena crisi adesso, se non erano presenti al supermercato. E mettersi adesso in piena, diciamo, crisi, o se non sono già collegati per cercare di mettere i loro vini nel mercato, fanno più difficoltà. Perciò, come suggerimento all'azienda italiana, vuol venire di non trascurare, se prima l'hanno fatto, perché dicono no, noi vendiamo solo all'Horeca, cercate di vedere o tirar fuori qualche prodotto da poter vendere nel retail, oppure lo stesso prodotto da poter vendere nel retail.
questo è il suggerimento che posso dare io. Grazie. Tommaso Cardana, Thomson Hospitality. Ma guarda, io sono d'accordo con quello detto quello fino adesso. Direi che riassumerei i consigli in 5 punti fondamentali. Cioè, il primo è verificare di avere, soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari, verificare di avere un prodotto adatto a questo mercato. Essere sicuri di adempiere a tutte le regole che ci sono per l'importazione e poi la distribuzione di questo prodotto in questo mercato. È fondamentale, come anche diceva Alfredo, per i ristoranti, ma anche per i prodotti importati, avere una certa identità per presentarsi su questo mercato, un'unicità e avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri, e avere una presentazione digitale in questo momento che ti permette di posizionarsi nella maniera corretta. Avere una filiera logistica ben chiara, dall'Italia fino al consumatore finale, deve essere chiaro qual è la struttura distributiva, e come anche sottolineava Giuseppe, il fatto di in questo momento probabilmente aprire una filiale o una presenza è difficile, ma di individuare un partner locale è sicuramente un elemento che fa la differenza. In un mondo dove tutto è digitale, tutto può essere fatto a distanza, è comunque ancora fondamentale la presenza in loco, soprattutto in un mercato come questo, che è un mercato molto grande, ma non così aperto all'esterno in termini distributivi. Grazie. Eliana Lipani, Ad Maiora. In grandi linee sono d'accordo con Tommaso riguardo le aziende italiane che vogliono esportare negli Stati Uniti. E anche con Graziano per quanto riguarda rivolgersi più al retail che al ristorante in questo particolare momento. Io direi che l'azienda italiana deve avere più presenza online. Il prodotto deve essere visibile, deve essere visibile anche con campagne adatte, anche con delle esporsi online. Perché i prodotti italiani non si trovano online, sono poco visti, a parte quelli che sono negli Stati Uniti. Quindi deve esserci una ricerca del prodotto giusto, una giusta presenza del prodotto, etichettatura e tutto quanto, e dopodiché è importante la presenza online. Ma non solamente dell'importatore statunitense in loco, cominciando dall'esportatore, dal produttore italiano. Un giusto canale online per me è fondamentale. Giuseppe Rimedio, Giusti USA. Sì, sono anche in linea di massima d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso. E aggiungerei che secondo me una parola chiave che è, oltre al fatto del marketing, che sicuramente è molto importante, avere la filiale qua secondo me è fondamentale in questo mercato, ma attenzione, avere una filiale in America non significa venire qua e fare boom così da un giorno all'altro. Ci sono dei passi che devono essere fatti precedentemente, bisogna valutare bene il mercato, bisogna essere pronti a investimenti notevoli, perché il mercato richiede investimenti notevoli e costanti, tra l'altro anche in fase successiva, e questo poi con un lavoro costante aiuterà. Una parola che secondo me è fondamentale poi in questo mercato, un po' in tutto il mondo, in America forse ancora di più, e l'abbiamo notato soprattutto durante il Covid, è la flessibilità. Dal mio punto di vista l'azienda moderna deve essere flessibile. Quindi deve essere pronta a interagire con diverse tipologie di mercato, deve essere pronta a cambiare struttura più verso un mercato. Oggi come oggi, giustamente come dice Eliana, l'online è dominante, non è neanche il futuro, è il presente. Il mercato dell'e-commerce in questo momento nel settore alimentare italiano, negli Stati Uniti, è il presente. Non possiamo parlare neanche più di futuro, è proprio quello che c'è oggi, lo stiamo vivendo. In futuro vedremo che cosa sarà, però secondo me quella che è la chiave veramente del successo è un'azienda che è in grado di riadattarsi rapidamente a seconda di quella che è la necessità di mercato. Per quanto riguarda la ristorazione nello specifico, in questo momento sicuramente è il mercato più colpito nel mondo, non soltanto negli Stati Uniti, in questo mercato qua che è chiaramente molto grande, lo si vede molto. Non saprei dire, sono d'accordo anch'io, come diceva Graziano, che il cambiamento del Covid è un cambiamento epocale, sarà epocale, sarà esattamente come il 9-11, come così abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di volo, cambieranno le nostre abitudini ad uscire, perché ci sarà qualcosa sicuramente che verrà riadattato per la sicurezza, diciamo, di tutti, per quello che riguarda le conseguenze del Covid.
Sulla ristorazione in generale mi sento di dire però di essere un pochino positivo per il futuro, magari non nei prossimi mesi, ma nel giro di un futuro prossimo. E questo perché secondo me la gente, qua in America vedo veramente la differenza, ho visto un po' in diverse altre aree del mondo, la gente ha la necessità di mangiare fuori, di stare fuori. Io l'ho visto adesso che il New Jersey è stato uno degli ultimi stati per aprire. Io sono andato anch'io più volte al ristorante, già anche con dei clienti, anche per i cavoli miei, e vedere i ristoranti comunque tutte le sere sempre pieni, strapieni, da dover prenotare da settimane in avanti, mi ha fatto riflettere e pensare che sì, la gente ha avuto paura, probabilmente ancora paura tanta gente. C'è il Covid, però la necessità di stare fuori, di voler andare a mangiare al ristorante, di non volersi chiudere in casa, è ancora forte in questo paese. Magari è determinata da questa qua, però in generale io vedo che credo che ci sia buona speranza per il futuro, anche su questo senso qua. Interessante, molto interessante, ringrazio assolutamente insomma tutti voi e tutti i relatori insomma per il tempo che ci avete dedicato. C'è un'ultima domanda e poi direi di andare alla chiusura perché insomma abbiamo sforato insomma di un po' di qualche minuto. Un'ultima domanda che riguarda il settore dei vini, come ha impattato questa situazione sul consumo dei vini? Quali tipologie sono state più colpite nei ristoranti? Bianchi, rossi, sparkling? Ha colpito più il consumo dei vini di alta qualità o quelli con un prezzo più contenuto? Non lo so, credo che questo vada verso i ristoratori. Non so se no. Ma nel nostro caso, diciamo che ovviamente il calo è stato proporzionato al calo medio complessivo. Il prodotto di qualità comunque ha comunque tenuto alto. Forse il lavoro fatto da noi, da Graziano, negli anni di stare dietro alla clientela, di curarcela bene, adesso viviamo anche noi un momento di ritorno che è anche gratifica, no? La clientela ci riconosce, viene, ci sostiene e compra prodotti di qualità, quindi anche il vino dal nostro punto di vista. Sì, onestamente non saprei, non ho fatto uno studio se quali vini. Vi posso dire che noi durante il lockdown, i locali che facevano il delivery, visto che la città, la contea ha permesso di vendere i vini anche per asporto, che prima non era una cosa legale, abbiamo approfittato per svuotare i magazzini e vendere i vini con uno sconto. Naturalmente il vino al ristorante costa di solito di più del retail, perciò lo vendavamo a prezzo di retail. Diciamo che è stata anche un aiuto per sopravvivere e portare a casa qualche soldino. Non so se si vende di più il vino che costa caro o quello che costa meno. Secondo me, se poi dai il vino buono a un prezzo vantaggioso, è quello che di sicuro ha trovato più riscontro. Perciò un po' tutto si è venduto, diciamo, o si vende. Confermo quello che dice Tommaso, che essendo sia io che lui, essendo qua da molti anni, i nostri clienti sono poi diventati che sono dei nostri fan, che in questi momenti qua ci aiutano e ci dicono no, I want to support your business, vengono a mangiare o ti fanno il to go e ti comprano anche una bottiglia di vino, anche sapendo che magari la pagano di più che il supermercato, ma vogliono darti un aiuto perché c'è veramente tanto aiuto in questo nella comunità. Effettivamente. Esatto. In realtà c'è un'ultima domanda che mi era sfuggita, una domanda nella chat da Maurizio che chiede: per chi sta valutando l'esportazione, in questo caso credo, di concept di ristorazione negli Stati Uniti, in particolare in Florida, cominciare a fare delle valutazioni in questo periodo lo considerereste un'opportunità o un suicidio? Non lo so, chi vuole rispondere a questo? Non so, Tommaso Cardana, Graziano, Tommaso Morellato. Ecco, questa è la patria della libera iniziativa, della libertà, quindi ognuno faccia i suoi conti e se ha un progetto forte, valido, c'è. Per concetti con identità e formulati su ecco che la situazione c'è. Come diceva Alfredo, i prossimi mesi saranno difficili. Non tutto il 2020 è buttato via, sicuramente ci sarà una ripresa, spero. Verso la fine dell'anno e l'autunno. Confermo quello che avete detto e ricaro la dose. Nei momenti di crisi sono anche momenti di opportunità. Perciò, dove sono le opportunità? Alfredo ha detto una cosa molto importante prima. Noi, tutte le aziende, ma in particolare anche i ristoratori, abbiamo preso tutti dei PPP loan per pagare i dipendenti, i PPP money, che stanno finendo o sono finiti.
da qui a fine anno, da qui ai prossimi tre mesi, ci saranno più chiusure del precedenti mesi passati, perché attualmente abbiamo lavorato con i payroll pagati da un mutuo che abbiamo tenuto, poi questo mutuo potrebbe essere anche non ripagabile indietro a chi ce l'ha dato, ma per quel momento è un mutuo. D'ora in poi il mutuo, i soldi sono finiti perché ci hanno dato delle normative di spendere in un determinato periodo e dovremo andare avanti con le nostre forze. Questo comporterà una maggior chiusura di ristoranti oltre a quelle che si è visto. Per entrare nello specifico, sarebbe un suicidio se uno prende uno spazio vuoto e si mette a costruire un ristorante, perché la costruzione del ristorante è molto costosa qua in America e perciò quello è un suicidio. Stare con gli occhi aperti e aspettare che magari qualcuno che appena o no, a che chiude un ristorante, perciò le infrastrutture sono già fatte e tu lo modifichi al tuo concetto, potrebbe essere un'opportunità. Non so se abbiamo risposto a Maurizio come volessi. E l'ultima osservazione, scusa se tanto ormai sforati per sforati, che una delle più grosse sfide negli ultimi mesi era quello delle risorse umane, trovare personale qualificato e trovare personale che lavorasse in una certa maniera. Da quel punto di vista lì adesso è il momento ideale per assumere, per chi ha possibilità di assumere e investire, perché la situazione del mercato del lavoro non è così, mai stata così florida come in questo momento. Ci sono tante persone valide disposte a lavorare alla ricerca di un posto di lavoro. A meno soldi di quello che lavoravano, che prendevano prima, perché anche noi nel nostro gruppo abbiamo chiesto un sacrificio a tutti i dipendenti, ma perlomeno quelli che erano non sovrappagati, ma erano pagati una certa cifra, abbiamo preso un sacrificio di potergli ridurre il salario finché la situazione cambia. Poi sarò il primo a dire: guarda, abbiamo incassato tanto quanto l'anno scorso, ritorniamo alle lezioni normali, ma così com'è si corre in rosso. Allora, interessanti veramente tutte le riflessioni fatte, grazie per essere rimasti con noi fino alle 7 di sera in Italia e fino all'1 ora di Miami, speriamo di ritrovarci con una panoramica migliore e sicuramente con la Camera di Commercio ci ritroveremo poi sia il 28 di luglio che il 15 di settembre con altre iniziative legate alla campagna The Extraordinary Italian Taste. Avvieremo a tutti i nostri, diciamo, le persone che sono registrate, che sono collegate, comunque un link anche per rivedere la registrazione di questo webinar, nel caso insomma, vogliate risentirvi alcune considerazioni. E ringrazio tutti per la partecipazione, in particolare i redattori. Buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.